Ieri gli studenti del liceo scientifico Masci, questa mattina quelli dell'istituto tecnico di Savoia. I ragazzi si sono ritrovati sotto il palazzo della provincia per fare sentire la loro voce e le loro richieste. Le criticità sono quelle già note: la necessità di anticipare l'orario d'ingresso, contenendolo tra le 8 e le 8:30, quello di uscita non oltre le 14 ed organizzare meglio il sistema dei trasporti, prevedendo anche qui orari diversi per gli autobus. Altrimenti per chi è pendolare come David diventa tutto più complicato. A me fare la sesta ora significherebbe o scegliere di fare 3 ore a settimana e ritornare a casa intorno alle 6:30, oppure scegliere di non fare la terza ora chiedendo la sesta ora chiedendo il permesso per uscire prima e comunque perdere almeno 3 ore a settimana di lezione. E penso che per un ragazzo di 18 anni non credo che sia giusto scegliere tra fare 3 ore di lezione oppure tornare a casa. Stesso discorso per Nazareno di Rocca Montepiano. Il problema sopraggiunge quando diciamo che entrerà in vigore l'orario definitivo, quindi che io esco alle 2, io alle 2 non ce l'ho l'autobus per tornare a casa, dopo devo aspettare le 5:30 e diventa improponibile a fare tutti i giorni. Potresti fare una volta, massimo due, però poi noi andiamo a scuola anche il sabato, quindi sono proprio orari che non sono sostenibili assolutamente. Allo sciopero hanno aderito circa 1.500 studenti degli oltre 1.700 dell'istituto. In corso Marrucino erano in almeno 500, disposti in modo molto ordinato e con le mascherine. E abbiamo anche scoperto il perché. Ragazze, perché questa fascia gialla? Per la protezione, essere sicuri che tutti rispettino le regole e questo. Ecco, mi sembra comunque mascherine, due file, quindi siete bravi, siete bravi. Per il distanziamento, le regole del Covid e comunque per non cercare di passare dalla parte del torto. Ad accogliere una delegazione formata da studenti e rappresentanti di genitori, il prefetto Forgione, che peraltro già ieri aveva ricevuto rappresentanti del Masci. Il risultato? Sentiamo Massimo Santarelli, presidente del Consiglio d'Istituto. L'incontro è stato molto proficuo, i ragazzi sono stati molto tranquilli, molto collaborativi con le istituzioni e viceversa. Quindi... Quali sono le criticità che avete palesato e mostrato al prefetto? Le criticità che arrivano anche dai genitori, non solo dai ragazzi, è che purtroppo i ragazzi arrivavano a casa troppo, con l'orario troppo in là, quindi non si aveva più possibilità di fare nessuna attività alternativa, che so, uno strumento musicale, sport, anche le stesse relazioni sociali. Anche questi ragazzi che arrivano da Rosciano, Bucchianico, Cepagatti, anche più lontano, di aiutarli ad avere una vita sociale attraverso gli orari degli autobus, insomma. E abbiamo chiesto un'entrata anticipata rispetto a quanto disposto adesso, in maniera tale da dare ai ragazzi proprio la possibilità. Quindi si agirà sugli orari, sia in entrata che in uscita? Lui ha dato disposizione per quanto riguarda l'orario di entrata, quindi 8, 8 e 15. Questo è l'orario che il signor prefetto ha chiesto di attuare.